Ciao a tutti, sono Burabacio e oggi vi presento gli animali geometrici. Che cosa sono gli animali geometrici? Li sfoglio molto rapidamente. È un quaderno per bambini dei 6 anni, o comunque per bambini che sanno usare le forbici abbastanza bene, per imparare a disegnare gli animali attraverso forme geometriche. E come impareremo a disegnare questi animali e a capire le forme che li compongono? Con il collage. Quindi mi propongo una serie di animali: l'oca, l'ape, poi abbiamo la giraffa, il cane, il gatto, il koala, il cavallo, tutti disegnati con delle forme. Quindi su questa pagina c'è sempre l'animale, il cavallo e la sua formula geometrica per disegnarlo. Il cavallo è un'ellisse più una goccia più triangoli più rettangolo più coda più criniera più linee curve. Il cavallo è abbastanza complicato. Questo è il cavallo, il mio disegno del cavallo che trovate anche in copertina, molto sciantoso. E qui trovate il cavallo scomposto con le forme che ho utilizzato. Quindi il bambino ritaglia le forme e le incolla dove? Sulla pagina seguente, così tutti questi animali rimarranno all'interno del quaderno. Il cavallo viene composto qui, il bambino ritaglia, qui ho messo anche le indicazioni per non sbagliarsi, collo, criniera, coda per aiutare anche i più piccoli e poi il bimbo può colorarlo, modificarlo, aggiungerci degli accessori, delle storie, dei nomi, anzi è caldamente consigliato. Qui abbiamo la giraffa. Ho pensato di partire dagli animali più semplici fino a quelli più complessi, quindi da un pesce palla che ha pochissime cose per essere disegnato, andando avanti con l'ape, si prosegue poi con l'oca e via via fino ad arrivare alla giraffa, che è l'animale più complicato che ho fatto, la tartaruga. Eccoli qua. Questa pagina è così perché questa è la pagina di ritaglio, quindi dietro non si poteva mettere niente. E con la spirale, perché è più facile usarlo, anche più facile staccare una pagina per poterla ritagliare, si apre meglio, si può così chiudere, così aprire in questo modo, in modo da poterlo usare proprio come quaderno di lavoro. Questo inizia sempre con questo quaderno ID, quindi mi potete chiedere una personalizzazione. E qua iniziamo subito con la giraffa e vi spiego le forme geometriche da cui è composta. E c'è qualche pagina di introduzione, disegnare con le forme, c'è anche il topo fra questi animali, e spiega un po' perché disegnare con le forme, perché è un metodo con cui disegnare tutto, non è soltanto un metodo per disegnare questi animali che vi propongo, ma anche per disegnare delle cose, per disegnare dei visi, delle case. Perché disegnare con la geometria? E qui vi spiego un po' la mia osservazione del gatto. E cosa ci serve? Servono poche cose, forbici, come dicevo il bimbo deve saper usare abbastanza bene le forbici, o in alternativa voi dovete aiutarlo, la colla, una semplice colla e dei colori poi per poter colorare questi animali. Possono essere pastelli, possono essere glitter, possono essere matite colorate, possono essere dei pennarelli. Serve pochissimo e poi si inizia subito. Finiti gli animali, abbiamo due pagine in cui i bimbi possono, una volta sperimentato questo sistema, inventare il proprio animale geometrico, scrivere una formula qua, ridisegnarlo qui. Perché lo scopo non è soltanto capire con il collage come funziona disegnare con le forme, ma imparare ad arrivare a disegnarli senza forme da ritagliare. Questo è il bello e non è difficile, una volta capito come individuare le forme. Eccoci qua, è fatto con carta riciclata. Ha le copertine da 300 grammi, l'interno da 120, come potete vedere, ed è bellissimo. Lo trovate su www.burabottega.it.